Buongiorno Raffaele, Ciao, buongiorno. grazie per aver accettato di farti intervistare da noi e per condividere, aver scelto di condividere con noi un po' la tua esperienza con il gruppo toscano. E per iniziare, soprattutto ti chiedo qual è il tuo ruolo in Toscano? Sono titolare del punto immobiliare Infernetto e socio di altri punti affiliati. Per iniziare un po' questa intervista voglio parlare un pochino di quello, diciamo, che è stato in queste settimane. Siccome abbiamo introdotto nuovi strumenti di lavoro nell'attività quotidiana, quali strumenti hai utilizzato di più e quali ti sono tornati più utili? I video all'interno degli immobili e le videochiamate con i clienti, cose che prima non facevamo perché ci limitavamo a fare la semplice chiamata al telefono. Quindi diciamo che soprattutto i video dei virtual tour degli immobili sono stati molto apprezzati e anche tutta la documentazione digitabile, anche quello è stato un bel passo in avanti rispetto a come eravamo abituati prima. Alcuni di questi strumenti continueremo ad utilizzarli, soprattutto con i video facciamo tanto, anche una scrematura dei clienti perché danno una prima occhiata tramite appunto questi video, ma anche le videochiamate con clienti o incarichi o proposte editabili continueremo ad utilizzarli certamente. Come ti sei organizzato per la messa in sicurezza di agenti e clienti e per la sanificazione dell'agenzia? In ufficio cerchiamo, per quanto riguarda gli agenti, di mantenere le distanze di sicurezza, mentre per i clienti, quando andiamo a far visitare gli immobili, ci siamo dotati di guanti, mascherine, calzari e tutto quello che occorre. Chiediamo la gentilezza nelle case abitate per non creare assembramenti ai proprietari quando arriviamo noi, gentilmente di uscire fuori, così siamo meno persone all'interno dell'immobile. I proprietari degli immobili sono molto collaborativi, devo dire, e accolgono di buon grado quello che stiamo facendo, quindi diciamo ci seguono in tutto e per tutto. Mi diceva che durante proprio la quarantena i proprietari facevano i video per gli agenti, in modo tale che il Sì, giorno che ci pure a noi fossero ce l'hanno prove, fatti. ti è Pure a noi. capitato? Sì, noi durante il lockdown tutti ci hanno fatto loro i video a noi. Quindi paradossalmente questo distanziamento ha quasi avvicinato cliente e agente in qualche modo. Sì, vabbè, hanno capito la difficoltà. Di solito sono stati collaborativi. E come vi state appunto organizzando per gestire gli appuntamenti, le visite, in maniera magari proprio pratica, oltre al fatto di far uscire magari di far uscire il proprietario. Ah, ok. Come state organizzando il lavoro? Cioè l'esperienza diretta che fai quotidianamente? La gestione degli appuntamenti vendita nelle case che non sono abitate la stiamo gestendo, vabbè, in maniera molto semplice, si va sull'immobile e si fa l'appuntamento, mentre nelle case abitate, ecco, ci preoccupiamo magari di fare entrare due persone alla volta, ripeto, sempre con il proprietario che ci aspetta all'esterno dell'abitazione. Il dato positivo è che da quando siamo rientrati dal lockdown ci sono state molte, ma molte richieste di persone che ci hanno chiamato per visitare gli appartamenti. E diciamo che rispetto alla paura che avevamo iniziale del ritorno e di vedere com'era o come non era l'attività, quindi c'era un timore un po' tutti noi, devo dire la verità. Il rientro è stato il più roseo delle aspettative. Abbiamo fatto tantissimi appuntamenti di vendita e abbiamo raccolto proposte d'acquisto come forse non accadeva nemmeno nei tempi d'oro. Quindi ci siamo un po' tutti tranquillizzati all'interno dell'ufficio sull'attività che di fatto non è cambiata rispetto a prima. In relazione a questa cosa, hai notato un cambiamento nelle esigenze abitative della gente? Tornati da questo periodo di chiusura, le esigenze abitative delle persone sono cambiate. Vengono prediletti soprattutto gli spazi esterni, quindi ampi giardini, terrazze. Diciamo che la zona su quale noi operiamo, questa specifica dell'Infernetto, un po' ci agevola perché è una zona prettamente residenziale dove quasi tutte le abitazioni hanno degli spazi esterni importanti. Però sicuramente le prime cose che ci chiedono le persone, ecco, sono appunto gli spazi esterni. Tant'è vero che pure noi a livello pubblicitario diamo ad inizio annuncio subito l'impronta dello spazio esterno, quindi un ampio giardino, la piscina, lo mettiamo subito in risalto all'inizio dell'annuncio.
secondo te, comunque, secondo la tua esperienza, qual è la tipologia di immobile più richiesto? La tipologia di immobile più richiesto sicuramente è quello con una buona esposizione e uno spazio esterno che sia importante. E diciamo che chi è dovuto stare chiuso 2 mesi in casa, magari senza spazi esterni o con spazi esterni ridotti, sente proprio la necessità di dover fare questo cambio. Cosa consigli a chi deve vendere casa in questo momento? A chi deve vendere casa in questo momento consiglio di valutare attentamente qualsiasi tipo di proposta che gli venga sottoposta, perché oggi abbiamo la certezza di quello che c'è rispetto a prima di prendere una decisione, e la valuterei molto attentamente. Cosa consigli a chi deve acquistare? Di non aspettare. Di solito dopo una crisi o una partenza di crisi, chi deve acquistare si mette alla finestra sperando che i prezzi continuino a calare. Secondo me il mercato sarà stabile, anzi probabilmente ora chi deve acquistare ha il vantaggio dei mutui che sono praticamente al minimo storico. Quindi per concludere, un po' una domanda scomoda questa, no? Cosa ti aspetti nei prossimi mesi? Per i prossimi mesi l'augurio personalmente è quello di continuare come siamo rientrati. E, ripeto, le prime settimane sono state veramente incoraggianti come numeri di appuntamenti e di case vendute. Penso che cambierà poco, quindi si continuerà, ci dovrebbe essere un mercato stabile che dia tranquillità sia a chi vende che a chi compra. Sono fiducioso, non penso ci siano grandi scossoni. Possiamo concludere qui. Io, Raffaele, ti ringrazio di nuovo per l'intervista e ti saluto. Grazie a te. Buon lavoro. Ciao, grazie.